Pronto? Sì, tesoro, io non mi dispiace, non lavoro. C'è ancora il coronavirus. In una settimana mi hanno chiamato una ventina di persone. Non è neanche normale che un cliente ti chiama che vuole fare sesso. Ma io sono pulito, non ce l'ho. Ma questo non me lo dici tu, scusami. Per adesso io non sto lavorando perché per il coronavirus non me la sento comunque di lavorare perché ho un po' paura e ti dico la verità, questo un po' mi sento a disagio per tante cose economiche, per fare la spesa, per le bollette, un po' di tutto, credimi. E ti dico la verità, l'ho pensato anche ad andare alla Caritas, però non ci sono andata. Il Covid ci sta rovinando, non possiamo lavorare. Chi ci sta aiutando? A me grazie il MIT mi fa la spesa, però poi dopo io le bollette come le pago? Lo Stato? Oddio, questa è una barzelletta che stai dicendo? Lo Stato, ma quale Stato? Lo Stato è tra di noi, credimi, tra amiche che ci aiutiamo. Il problema è che qui in Italia comunque la prostituzione non è riconosciuta. E quello è un problema perché se sarebbe riconosciuta allora uno pagherebbe le tasse, farebbe le analisi, farebbe tante cose e comunque una persona è più tranquilla. Noi personalmente abbiamo controllato anche gli annunci e abbiamo invitato le sex worker appunto per questo grossissimo problema di interrompere il loro lavoro. Sono in grossissime difficoltà economiche, anche perché comunque la maggioranza di queste persone mandano i soldi alle proprie famiglie, nel proprio paese d'origine. I primi grandi pacchi alimentari sono stati fatti con i soldi del MIT. Il Covid è democratico, colpisce tutti, ha colpito tutti, ma il ricco insomma, giova della sua ricchezza e non ha problemi. Il meno ricco, le persone invisibili, patiscono sempre di più la fame. Noi no, non è che ti piace tanto farlo, è una scelta di vita perché nessuno ci aiuta a trovare lavoro. Transessuale, prostituta, transessuale, malattia. E non andavo bene comunque né in un negozio né a contatto con le persone perché, tra virgolette, dicevano portavamo le malattie. Il documento, il nome maschile, l'aspetto era femminile e non andava bene. Insieme all'Associazione delle Prostitute Italiana abbiamo indetto una raccolta fondi che è ancora attiva, in cui abbiamo raccolto circa 19.000 euro in poco più di una settimana, perché molte hanno veramente difficoltà a fare la spesa o comunque a sopperire i bisogni primari. La stragrande maggioranza delle escort, quindi intorno all'80%, ha deciso di non esercitare la propria professione in questo periodo. Per quanto riguarda invece la parte degli utenti, abbiamo notato che c'è stato un forte incremento dopo il 4 maggio. Cioè, una escort che dovesse ricevere in questo periodo chiaramente contravverrebbe alla normativa vigente. I clienti non potrebbero recarsi dalle escort. Nonostante questo, chiaramente abbiamo visto un incremento di traffico, un incremento di telefonate, per cui è evidente che qualche cliente ha cominciato ad incontrare alcune escort. Vieni, che ti faccio vedere il mio luogo di lavoro, la mia alcova. Ho ripreso a lavorare dal 6 maggio. La paura ci può essere, per carità, ma in qualche modo bisogna riprendere. Cioè io con la paura non ci pago la spesa del supermercato, bollette. Alcuni dei miei clienti, essendo sposati o essendo conviventi, sicuramente adesso non vedevano l'ora di tornare con una escort. Mi è capitato chi ha tenuto la mascherina per tutto il rapporto, non se l'è mai tolta, e invece chi la vive un po' più free. Come accorgimenti ne ho presi alcuni, tra cui quello che quando il ragazzo entra in casa mia, gli faccio togliere subito le scarpe, gli fornisco delle pantofole
e poi dopo lo faccio andare in bagno dove trova gel igienizzante mani, colluttorio, igiene intimo e il proprio asciugamano privato. In più un lenzuolo pulito ogni volta che ho un rapporto con un cliente. Come tariffario io parto da 300 un'ora basica. I miei guadagni erano prima del lockdown, prima del coronavirus, all'incirca tra i 10 e i 15 mila euro al mese. Perché in Italia è bambagia, perché in Italia è tutto libero, cioè lo puoi fare tenendoti tutto il tuo guadagno. Quando affronto il discorso mi viene sempre detto, tu non paghi le tasse, lo Stato vuole che sia così. Perché lo Stato sa benissimo che noi esistiamo. Sono disposta a pagarti, però poi mi dai la pensione. Ragiono con la mia coscienza perché io, ad esempio, in questo periodo avrei anche potuto chiedere il reddito di cittadinanza. Sono italiana, risulto a carico dei miei, ma mi sembrava molto un controsenso nei confronti di chi invece ne ha bisogno. Regali che magari quando faccio un weekend con un cliente ci scappa la giornata di shopping e quindi compro quello che voglio. Sì, sono degli extra che mi vengono dati. Sono molto contenta, faccio il lavoro che voglio, sono libera, gestisco io le mie giornate, scelgo io chi viene, scelgo io la cifra, scelgo io quanti. Se io rinuncio a questo lavoro, cosa faccio? Vado a farmi 8 ore così, ce la faccio? È difficile, quando sei abituata a tutta questa libertà, a tutto questo guadagno, è difficile rallentare il tuo stile di vita. Non ho avuto problemi economici e sono riuscita ad andare avanti, ma questo non posso farlo in eterno, fino a che non ci sia un vaccino. Io devo riprendere in un qualche modo. Se ti fermano non possono dire sto andando dalla escort, anche se secondo me possiamo in alcuni casi anche rientrare negli affetti stabili. Sentono di andare dall'escort molto come un bisogno alcuni. Cioè, tieni conto che sono anche uomini che non, soprattutto quelli non sposati o single, che hanno noi. Questo è un lavoro tra i più antichi del mondo, che lo Stato voglia vederlo o non vederlo, sicuramente con noi gira la testa dall'altra parte, ma noi esistiamo, ci siamo e ci saremo sempre.